In merito alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi a Pagani, la situazione sembra essersi normalizzata dopo le frenetiche riunioni che si sono tenute sulla casa comunale. Il servizio temporaneamente è gestito dal comune, che utilizza in comando i dipendenti del consorzio del bacino Salerno 1, con il quale si sono interrotti i rapporti, cosa che avverrà da qui a 30 giorni. E il trasferimento in discarica, sempre dei rifiuti, sarà effettuato da una ditta della provincia di Salerno, che nella mattinata di ieri ha avuto l'affidamento del servizio trasporti. Intanto la città ha mostrato un volto alquanto pulito, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi. Rimane in sospeso però la trattativa con la San Valentino Servizi, con la quale l'amministrazione intende effettuare in un prossimo futuro il servizio di raccolta e smaltimento. Competenza solo quello del trasporto, il servizio nella sua competenza, perché queste situazioni che io ho parlato prima sono temporanee, perché l'obiettivo mio dell'amministrazione è quello di esternalizzare il servizio dei rifiuti, e l'abbiamo fatto attraverso una gara che abbiamo inviato alla centrale unica di committenza di Bellizzi per un periodo di 2+1, quindi 3 anni, con un importo a base d'asta di circa 16 milioni di euro. Quindi, da questo punto di vista, noi nella fase interlocutoria stiamo affidando alla San Valentino Servizio, oppure faremo qualche altro intervento per poter scongiurare qualsiasi tipo di emergenza per quanto riguarda il. Noi possiamo, ecco, comunque fare la raccolta sul nostro territorio, però non può essere poi trasferito all'esterno il rifiuto. Il rifiuto lo facciamo attraverso una ditta che abbiamo, diciamo, rintracciato attraverso il mercato della pubblica amministrazione, e quindi è stato affidato il trasporto dal cantiere, quindi dal dove vengono poi ammassati i rifiuti all'interno del costruttore, all'interno della pressa, e da lì poi vengono trasportati fuori presso la discarica o il sito dove vanno poi depositati. Non ricordo il nome, perché queste cose le fanno esplicitamente gli uffici, quindi in maniera diretta, non ricordo esattamente il nome di questa ditta, però è stata segnalata, è stata già contattata, sta già sul territorio, che dovrà appunto trasferire già i rifiuti che entrano tutti. Non ci sarà emergenza? No, abbiamo fatto tutti i passaggi, abbiamo messo in campo tutte quelle attività che devono salvaguardarsi da fare problemi, emergenze e situazioni simili. Le condizioni rimangono gli stessi giorni? Non abbiamo variato niente, perché questo è qualcosa, come dicevo, di temporaneo, e cercare adesso di modificare quelle che sono le nostre abitudini di conferire delle tipologie di rifiuti in giorni prestabiliti significa poi stravolgere per breve tempo.
quando andremo ad assegnare, quindi a fare il ragionamento con un lungo termine che faremo.